La ringrazio Presidente, oggi è l'11 febbraio, quindi si festeggia anche il concordato e penso che su questo possa essere magnanimo. La Madonna di Lourdes, certamente, stiamo parlando di una ricorrenza civile. Presidente, intendiamo portare l'attenzione dell'Aula e tramite la sua presenza anticipare quella che è un'azione di sindacato ispettivo che intendiamo svolgere, in maniera concreta riguardo alla situazione di Poste Italiane e di quanto sta avvenendo su tutto il territorio nazionale, ma nel caso specifico per quanto ci compete nel territorio comasco piuttosto che in quello del Varesotto o nello stesso Trentino, insomma un po' ovunque. Le poste sono da sempre uno dei presidi dello Stato sul territorio. I carabinieri, l'ufficio postale, il comune, il medico, il farmacista, insomma tutte circostanze che da sempre fanno il paese. E stiamo assistendo in maniera molto silenziosa a venir meno di questo punto di riferimento, che ricordiamolo, per una gran parte della popolazione non è semplicemente un posto dove andare a spedire una lettera, servizio peraltro importante perché appartiene a uno dei diritti fondamentali dei cittadini, ma è anche il posto, e penso ai tanti anziani, per andare a ritirare la pensione e per lasciare gli stessi depositi. Ora, è in corso purtroppo un'operazione di razionalizzazione che risponde a logiche ovviamente di mercato, a logiche che hanno spostato le poste più verso la gestione del denaro, quindi della finanza, che non del servizio. E su questo chiediamo ovviamente che il governo ne risponda e dia anche una certezza ai cittadini, perché qual è la razionalità? Stiamo parlando di un servizio, ovvero di una parte dello Stato vicino ai cittadini, o stiamo parlando semplicemente di qualcosa che è funzionale al mettere poi sul mercato quote delle stesse poste o della Cassa Depositi e Prestiti che sta dietro? Noi siamo preoccupati perché vediamo venire in meno un punto di riferimento e lo raccogliamo in comuni. Io penso alla mia provincia di Varese, a Bolladello piuttosto che a Malnate, a Vergiate o a Valdomino su nel Luinese. Sono piccole realtà anche di 1.000 abitanti dove i servizi vengono gestiti in comune con altri comuni, ma nei quali l'assenza o la perdita di un punto di riferimento come l'ufficio postale significa creare gravi disagi alla popolazione e non c'è internet che possa supplire a questo tipo di servizi. Grazie.